Buon pomeriggio, mister. Insomma, domani sarà una giornata molto importante. Uno dei giocatori più importanti del calcio italiano appenderà le scarpe a chiodi. Domani sarà appunto la sua ultima partita da professionista, ovvero Luca Toni. Beh, a parte manca ancora una partita, quella di Palermo. Ma lui ha già detto che vuole chiudere domani, quindi a Palermo non ci sarà. Va bene, vediamo come succede le settimane. Insomma, se siamo senza punte, non so bene, andiamo con quello che abbiamo. No, ma è chiaro che il calcio perde comunque un protagonista degli ultimi anni. È stato un giocatore determinante in tante squadre, come il Verona in questi anni importanti, quindi giusto dargli un tributo importante, che merita sicuramente, e magari ringraziarlo per quello che ha dato al mondo del calcio. E il suo rapporto con Luca Toni? Durante la conferenza stampa appunto di addio al calcio giocato, insomma, Luca si è espresso dicendo che con lei non c'è mai stato un ottimo rapporto. Dipende da cosa intende il rapporto. A cena fuori non siamo mai andati. Poi il problema di fondo è che il calcio fa il rapporto di allenatore e giocatore, e in questo senso penso che sia stato un rapporto da allenatore e giocatore. E quindi tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. E penso che sia stato un comportamento corretto. È chiaro che poi 11 giocano, 11 non giocano, è chiaro che io ho 11 giocatori ogni settimana che può dire qualcosa di me, insomma, perché 11 stanno fuori, 11 giocano, quindi è chiaro che magari in certi momenti ci sono delle frizioni di decisioni, probabilmente, però io penso che fa parte del gioco dell'allenatore questo. E comunque se c'è qualcosa da dire, lo si dice sempre a quattro occhi, insomma, questo è il mio pensiero. Ecco, ma senza rancore, senza nessun problema. Senza rancore. Un po' c'è rimasto male, però insomma, per le parole di Luca. No, ma ci sta, però diciamo che io devo pesare il comportamento dell'allenatore, del giocatore, come comportamento nel calcio giocato. È chiaro che l'allenatore non può essere amico dei giocatori, questo mi sembra in dubbio, perché deve prendere delle decisioni importanti, prendere delle decisioni coerenti sempre con quello che pensa. E penso che ci sia comunque una diversità di ruoli in quello che si bisogna decidere, ed è chiaro che in questo contesto fare allenatore una cosa, fare un giocatore un'altra cosa. Ci sta pensando che potrebbe essere anche per lei l'ultima partita del Bentegodi, quella di domani sera con Juve? Ma ci può essere, però devo dire una cosa, e devo fare un ringraziamento particolare, io non pensavo 6 mesi qui, quasi 7 mesi, e mi ha trovato una mente che a un certo punto si è dato grande coraggio per raggiungere un obiettivo che era quasi predestinato, visto il giorno d'andata. E devo dire che devo ringraziare il pubblico, nel senso che è un pubblico che merita sicuramente l'appellativo di miglior gruppo d'Europa, pubblico d'Europa, del club d'Europa, curva d'Europa, come voi. Perché ha sostenuto la squadra in momenti molto difficili, molto complicati, ha dato forza in certi momenti perché avevamo bisogno di qualcuno che credesse in quello che noi stavamo facendo. Ed è chiaro che abbiamo rischiato, virgolettato così, di riuscire nell'impresa mancando poi delle situazioni importanti, ma però non avendo quello che si potrebbe definire un input psicofisico dall'inizio. Perché secondo me a livello psicologico mi ha parlato molto in questo campionato, non riuscendo inizialmente ad avere quello che potevamo tenere sul campo. Però devo dire che abbiamo fatto di tutto e di più per poter restare in Serie A, perché Verona se lo merita. Dispiace questo, però io penso che il lavoro fatto da noi e di quelli che poi hanno lottato per ottenere questa salita sia stato, come numericamente parlando, anche come concetto, di ottimo lignaggio. Quindi dispiace per il risultato finale, che chiaramente porta in B, però io penso che abbiamo lavorato al massimo per ottenere il massimo dei risultati. È chiaro, se giri a 19 punti giorno d'andata è un conto, se giri a 8 è un altro conto, quindi è chiaro che poi il recupero passa attraverso partite che sono sempre l'ultima spiaggia, quindi è chiaro che poi qualche partita l'abbiamo sbagliata, però non si può dire che non abbiamo cercato con tutte le forze di poter cambiare i trend, soprattutto abbiamo cercato di modificare la qualità del gioco, spesso, avendo dei dati importanti, come cultura di situazioni d'attacco, come soluzioni finali, come palle gol, come cross, come tutto quello che vuoi che concerne il mondo del calcio. E di questo dobbiamo essere abbastanza così concreti in quello che si dice, no? Quindi abbiamo cercato di modificare, abbiamo lanciato dei giovani, abbiamo fatto le cose importanti.
E io penso che il nostro lavoro sia stato ottimo, devo dire, non con l'arrivo desiderato, però tutto questo, come dice proprio l'unione, c'è stata fra i giocatori e veramente la città di Verona. E questo devo dire che è stata una grande mano per continuare un sogno che si è bloccato due domeniche fa.